Ehi, Domenico, interviste per Pasqua. Se è vero, ma sono interviste per Pasqua. Ma signore, le pizze arriveranno subito, tempo di andare a fare due interviste in giro e ritorno, ok? Buona serata, ci vediamo dopo. Via! Giubbotto, Giambi! E vabbè, di Pasquetta ti metti le robe che stai lavorando. Sto lavorando veramente, stacca tra mezz'ora e tre. Che stai lavorando. E mica posso andare a cambiare. Elegantino. Cioè, non sono elegante al lavoro. No, 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 non sei elegante, non mi piace. No, non mi piace. Oh, maestro, buonasera. Ciao, buonasera, emozioni, buonasera, ciao, come stai? Maestro, un giudizio su questa festa. Bellissima, la più bella di tutte le altre feste. Oh, veramente, come mai, maestro? Mi piace. Signora bella, due domande a volo. Vi è piaciuta la festa? Bellissima. Bellissima. Stupenda, stupenda. Siete di Palagianello? Di Mottola, Mottola. Tutti di Mottola? Palagiano. Palagiano. State misti. Sì. Avete una convenzione con i pullman e vi passa a prendere? No, no, già abbiamo la macchina. No, avete la macchina. Due domande a volo. Hai mangiato tanto oggi a Pasqua? Questa? Insomma, non c'è malino. Un giudizio sulla festa? Beh, insomma, abbastanza bene. Abbastanza per le luminarie, tutto bello? Bello, bello. Un commento sulla festa? Bellissima. Io amo Palagianello. Sì, siamo Palagianello. Di Palagianello. Un giudizio su questa festa? Tutto bello. Tutto bello? Sì, sì. Sì, sì, ho detto proprio convintissimo, quando dici basta che te muovi, che te ne vai, che siamo imbarazzati. Esatto. Manca fare apposta, abbiamo beccato a Vito in diretta qui. Vito, grazie per essere stati sponsor di questa Pasqua per noi di Vivi Palagianello. Prego, è sempre un piacere partecipare personalmente alla festa. E con voi ho stretto rapporti da un bel po' e voglio continuare. Oh, grazie Vito, ci riempi di orgoglio. Vai, un giudizio su questa Pasqua, insomma, su questa festa. Sta andando bene, sta andando benissimo, il tempo ci ha aiutato. La compagnia di Ezio, La compagnia di Ezio. Buonasera, buonasera. Che ancora ci stiamo ritirando perché abbiamo fatto il giro dei bar. Quindi per rigirarli. Per lo sciuscello che deve scendere. Che fa stare accendere. Quanto sei bello tu, Tonino, tu che mi dici? Tutto bene, tutto bene. Come è andata questa festa? Benissimo, benissimo, meglio non poteva andare. Il Padre Eterno quest'anno ci ha assistito per tutto, sia come temperatura che come sole, come caldo e come ambiente. E molta gente grandissima che sta qui a Palagianello. Forestiere. Rina, puoi fare il rapper? Ho visto che c'è una bella macchina quando parli. Qua abbiamo una comitiva ammessa con un po' di bomber. C'è il bomber del Palagianello e il bomber del San Giovanni Teatino, Virgilio Marzano. Col suo assistente Samuele Ciancio. Buonasera. Oh, ragazzi, come mai qui in Puglia? Beh, siamo venuti per la festa e... Ma non per le vostre fidanzate. No, solo per la festa. Già si parte male. Veniamo per la festa noi. La festa è per l'alcol, giusto? Esatto. Addirittura abbiamo anche Viola, qui la festa patronale di Palagianello. Vai, un giudizio su questa festa? Mi piace, la prima volta hanno sempre detto che era molto sentita questa festa, molto particolare, molto bella, ed è vero. È vero? Sì. Quindi ti è piaciuto? È una Pasquetta alternativa, quindi... Esatto, il tempo a te... Palagianello mi piace, quindi insomma... Ok, okay, sei sempre la benvenuta, Viola. Grazie, grazie mille. E il tuo amico Ciro è qui? Madonna, stavo girando, aiutatemi! Di bello, caro, un giudizio sulla festa? Una festa molto bella, non perché sono... Però sto pensando, sei comitato. Se di parte perché fai... No, no, anche perché no. Oggi il tempo era clemente, è stata una bellissima giornata, quindi la gente ha apprezzato sia la festa che il clima pasquale. No. Giovani ragazzi promettenti, venite qua, allora, un giudizio su questa festa? Tutto bene? Tutto sì, bene. Siamo pronti per uomini e donne, Federico? Sì, certo, grande fratello, più anche che grande altro, fratello. Grande fratello, sì. L'avete cuccato abbastanza? Abbastanza, no. Le ragazze niente, carine, niente. Niente, a secco proprio da me. A secco, vi giù. Ti ho evitato da tutti i giorni. Ma non puoi evitarmi, sono come la peste bubonica. Allora, un giudizio sulla festa? Eh? Un giudizio sulla festa? Sempre bello. Sempre bello? Sempre bello. Ti piace la festa? Un giudizio sulla festa? Come no, sì. Sempre ben anche perché sono un amatore di band. Ah, okay. Ah, ecco perché qua in prima fila.
Abbiamo qua il nostro amico Adriano con la sua ragazza, la sua compagna. Adriano, un giudizio su questa festa? Bellissima, bellissima, finalmente non ha piovuto. È bell'il, è bell'il. Beh, speriamo che finisce in bellezza, diciamo, va. E qui abbiamo la concorrenza. Sì, lei può riprendere, noi no. Niente, no. Dai, un giudizio sulla festa. Vuoi sapere? Un giudizio a volo su questa festa. E da dove venite? Bellissima. Mi è piaciuto. Ho fatto 1500 km per venire a vedere questa bellissima festa. Addirittura. Oronzo per un periodo è diventato famoso a Palagianello per i suoi selfie. Diciamo che grazie sempre a te alla fine sono riuscito. Poi sei sparito da sono sparito dalla scena. Sono sparito perché ho trovato una ragazza che manguaglia. Bellezze nostrane, pardon. Allora, Marica, Selenia. Selenia, due bellezze locali. Bello, quindi. Locali o comunque vicino. Un giudizio sulla festa? Sempre fantastica. Fantastica? Sì, è verte. Il primo anno è... Gli altri anni non venivi, dovevi andare a Pasqua? No, è a Napoli. Ah, ok, perfetto. Con questo sottofondo degli uccellini che cinguettano allegri, salutiamo tutti. Un bacio. Un bacino. Apposta per te. Ok, c'è apposta per loro. Non scatta l'intervista, scatta l'ignoranza proprio. Ma guarda, scusa, per me è un onore farmi intervistare da Domenico De Marco. De Marco. Cioè loro vivo a Gianello, collaboriamo da anni, non già azzecca nemmeno con you. Mi staccato, poi tu passi. Staccato, se me lo permetti. Sì. Dalla Spronato a Nontrunese. Non mi sembra il caso. Buona festa a tutti, il colore di quest'anno, È il. E amaranto. Andiamo sull'amaranto, dai. Quest'anno siamo sulla. Con la variante Papillon. È bell'il. Bella festa, bellissima festa. Okay. Grande Domenico. Grazie, Adra, sei un tesoro. Giacomo, ti ho notato che ti nascondevi. No, è guarda, peggio quando guarda Domenico. Ciao Domenico. È peggio. Giacomo, come mai questa Pasqua? Cosa ne pensi? Un tuo giudizio? Secondo me è andata benissimo, il tempo ha tenuto, quindi meglio di così. Non poteva andare. La signora conferma? No, tutto positivo. La signora sta spendendo un po' di soldi. È vero. Buonasera. Un giudizio su questa festa? È una delle feste più belle che sto vivendo. È vero. Complimenti agli organizzatori. Sì. I luminari, alla frequentazione delle persone. Mi è piaciuto insomma molto. Sì, stanno sì. Lo stesso tu un commento su questa festa? Sono d'accordo con quello che ha detto compare qua. Ma la scusa, mi quando interrogation. Esatto. No, quello che ha detto lui. Sono d'accordo. Furbo, te la cavi, bravo. Allora, non è Pasqua senza Nicola, con le sue grandi interpretazioni. Buonasera, Nicola, grazie, gentilissimo, auguri a tutti. Un giudizio su questa Pasqua? Beh, il tempo ci ha dato una mano, quindi questo è sempre stato un po' il problema. Esatto, della Pasquetta. È vero, invece clean, è andata bene. E voi sempre presenti in maniera simpatica e dico sempre troppo buono Nicola, sempre troppo buono. Ed è un piacere vedere. Piacere tutto nostro Nico, ti auguriamo una buona serata. Anche grazie. A voi ragazzi, buona ciao serata. Nico, ti è piaciuto Andò? Ti è piaciuto come festa? Sì. Tutto bene? No, adesso aspettiamo i fuochi stasera. Ok Andò, buon proseguimento. Per prendere il pesciolino rosso, vero? Arriverà il pesciolino rosso fino a Taranto? Cosa dov'è? C'è poca figa. Siamo sparito, Franco. Bomber, tu che dici? Io dico solo una cosa, salverò questo Palagianello. Grazie al sinistro di De Maio. In queste condizioni lo salviamo sicuro. Fazzoletto è pronto, devo tornare alla pizzeria prima che Donato mi calci. Ci aggiorniamo alla prossima Pasqua. E che più niente. Speriamo che anche l'anno prossimo sia col tempo mite, sì, torno alla pizzeria anche perché aspetteranno che li porti la pizza i signori che avevo al tavolo. Quindi fra una cosa e l'altra, sì, diciamo. Riesco a fare due o tre lavori in uno. Bravo! C'ho il dono dell'ubiquità. Bravissimo! Okay. Roby, e tu? È bell'il. L'alcol scorre a fiumi o va tranquillo? Non I genitori non vedranno mai questa intervista, ma speriamo a me. Ciao a tutti, auguri e venite a Palagianello tutti gli anni.